difesa da diretto. Per capire qual è la logica delle difese, bisogna capire quelle che sono, quindi sono, diciamo, i concetti di spazio-tempo riguardo alla, diciamo, allo scontro fisico. Via, ok? E cerco di non fare un grosso discorso, altrimenti viene fuori un pippone terribile. Cerco di renderlo in modo tale che sia comprensibile. La difesa dipende dalla traiettoria dell'attacco in relazione a quello che è l'arto, diciamo, più vicino. E alla distanza in cui l'arto è più vicino. Quindi, per esempio, se sono in una posizione defilata, non so se si veda, e l'arto più vicino sarebbe il destro in teoria, ok, idealmente, ma il braccio è lontano, per cui rispetto alla traiettoria, questo è più vicino, questo dovrebbe intervenire. Ma va collegato a questo elemento, diciamo, di traiettoria che si interseca, no? Quello che è il tempo, che è relativo al nostro grado di allerta e alle nostre capacità di reagire, quindi intese come capacità di decodificare quale tipo di attacco, a seconda del tipo di allenamento che abbiamo ricevuto, più o meno buono, chiaramente, la nostra capacità di risposta, anche sulla base di quello che è l'allenamento sui casi similari, a quel punto noi avremo un tipo di risposta che non necessariamente è una deflessione, può essere anche semplicemente una copertura o un allontanamento, dipende da molti fattori. Generalmente possiamo dire che la distanza più breve tra l'arto utile, quindi disponibile, in relazione a quello che è il nostro grado di prontezza, è quello che determina la deviazione. Interno e esterno dipende da quella che è, diciamo, la linea di intersezione tra l'arto che è deputato alla difesa, in quel caso in relazione chiaramente al grado di prontezza, come ho già detto, e la traiettoria dell'attacco. Per cui anche parlare di difesa da diretto è qualcosa di relativamente improprio, perché nel momento in cui la traiettoria dell'attacco è questa e la mia mano è qua, è ovvio che questa è la distanza più corta, quindi questo deve intervenire, ma mica è detto che sia un diretto. Nel senso, potrebbe essere un colpo, anziché tirato così. Io sono di fianco, il colpo mi arriva così, ma comunque la traiettoria è rettilinea, per cui nel momento in cui la traiettoria è rettilinea, per me è lo stesso. È ovvio che le problematiche relative alla tipologia di attacco sono una variabile da considerare in questo caso. Considerare dal punto di vista, diciamo, teorico, per quanto riguarda poi quelle che sono gli allenamenti e le strategie di allenamento, quanto è possibile dal punto di vista pratico, perché molto spesso non fai a tempo a individuarla, soprattutto se parliamo di difesa personale, una finezza del genere. Molto spesso non è detto, dipende da quanto uno è preparato. È chiaro che in questo caso il fatto che quando andiamo a parare, diciamo interno su interno, quindi questo sul sinistro, troviamo la piega del gomito e quindi dobbiamo parare o sul primo tratto o fare un movimento tale per cui il tipo di parata fluisca e vada a spazzare sino alla parte terminale del braccio in modo tale da portare fuori l'attacco. Ma anche qua stiamo parlando, non dico di tutto e di niente, stiamo parlando di delle cose che hanno senso a seconda di qual è il nostro intervento all'interno di quella che è la linea del tempo dell'attacco.